Luca, dopo 6 anni da assistente di Simone Pianigiani, l'opportunità di diventare capo allenatore sulla panchina che ormai possiamo dire senti tua, quali sono le tue prime sensazioni? Beh, sono sensazioni bellissime, di grande gratificazione, di gioia, ma è la stessa soddisfazione che ho captato nelle persone che mi stanno vicino. Quindi, a partire da Ferdinando Minucci e Simone Pianigiani, che sono le persone che 6 anni fa mi hanno voluto qua, credo che oggi sia un motivo per loro di vanto ed orgoglio sapere che il tempo che mi hanno dedicato e l'opportunità che mi hanno dato fruttano questo. E ora a me è il compito di lavorare perché il percorso intrapreso, il flusso delle cose non si interrompa, perché questa squadra e questo club, al di là dei risultati, ha nelle strategie, nelle idee e nella mentalità e nell'identità i suoi punti di forza. Una grande responsabilità, anche perché arrivare dopo Simone Pianigiani, dopo i successi di questi anni, è forse quanto di più difficile per un allenatore. Sì, per me era stato difficile anche 6 anni fa arrivare e sostituire Simone nel ruolo di vice allenatore. Lui era stato un punto di riferimento assoluto dei capi allenatori che c'erano stati prima di Simone, appunto. Quindi è stato già un ruolo ingrato quello, lo sarà a maggior ragione questo, però io voglio pensare come allora di essere stato scelto, è un privilegio. Lo ritengo tale e questo mi dà la carica, la forza e la consapevolezza di sapere che anche stavolta me la posso cavare. La squadra potrebbe essere diversa rispetto a quella che abbiamo visto quest'anno, allora ti chiedo a livello di identità che tipo di caratteristiche deve avere la tua Montepaschi? Ma le stesse, salvo il fatto, come ha sottolineato giustamente il Presidente, che le ragioni economiche vengono prima di ogni altra cosa, dovremo rivisitare un po' le nostre strategie da quel punto di vista lì, le scelte saranno fatte su giocatori magari più giovani, magari non così affermati, ma che potrebbero usare Siena come trampolino di lancio. Ma non è niente di diverso da quanto è successo fino ad ora, quindi quello che mi aspetto è una squadra fortemente determinata che però abbia ancora una componente di continuità rispetto al passato, perché poi oltre allo staff avrò vicino delle persone che mi aiuteranno a trasmettere quello che è l'insegnamento raccolto in questi anni.